collegamento telefonico Chiara Ruggero. Buongiorno. Buongiorno, ciao Martino, buongiorno a tutti. I libri tornano in libreria. Sì, allora, finalmente due buone notizie. I libri stanno piano piano tornando in libreria, le uscite quindi sono riprese, seppur ancora insomma lentamente, con un calendario tutto da rifare, perché tante date sono purtroppo slittate, però c'è spazio per tutti. Tutto sta tornando quindi piano piano alla normalità e noi confidiamo sempre nel mood qualità piuttosto che quantità, quindi esatto. Vedremo. Altra notizia positiva è quella che il Salone del Libro di Torino, che era in programma tra qualche giorno, si farà ma in un'edizione diversa. Smart. Infatti si chiama Salone Extra, siamo tutti davvero molto curiosi perché sarà una versione online, si terrà dal 14 al 17 di maggio, così come era stato insomma nelle date prefissate. E quindi, oltre ad essere dedicato ai libri, sarà dedicato anche alle vittime del virus, alle loro famiglie e soprattutto al personale medico e paramedico. Nessuno sa bene ancora come sarà. Attendiamo infatti, perché a breve dovrebbe uscire il programma, quindi vedremo. La critica letteraria come si sta comportando in questo momento? Beh sì, allora la critica in realtà è già da un po' che è quasi sparita, soprattutto sulla carta stampata. Non so se avete notato, difficilmente si leggono delle critiche o delle stroncature sui libri. E certe volte mi chiedo, possibile che tutto piaccia a tutti? Perché di solito quando poi un lavoro, che sia letterario, musicale, cinematografico, quando un lavoro piace a tutti, le risposte sono due: o sei davvero un mostro sacro di bravura e riesci davvero a mettere tutti d'accordo, altrimenti si è sulla via del fallimento. E questo lo dico perché... O sei un marchettaro. Ecco, non volevo dirlo, ma tu vedi. Allora dico questo in realtà perché diciamo un po' con quello che faccio mi capita di ricevere diversi libri da parte degli editori e quindi mi è capitato di leggere due libri che non mi sono piaciuti, che non sono davvero riuscita a capire, perché ovviamente poi questi sono molto personali, magari a me non è piaciuto, a un'altra persona piace, no? Certo. È la logica, è così. E quindi quando vengono direttamente inviati dagli editori, a volte mi rendo conto che può essere un problema dire questo libro non mi è piaciuto, no? Ci si sente un attimo in dovere forse di scrivere qualcosa. Però allo stesso tempo credo che l'onestà e la sincerità intellettuale comunque deve prevalere in qualche modo su tutto il resto, perché è meglio il rifiuto per una recensione mancata, no? Che comunque un parere comunque pieno di falso entusiasmo, anche perché poi certe cose secondo me poi chi le legge le sgama tra le righe, come quando magari alle presentazioni ci si accorge che a volte chi li presenta questi libri non li ha letti. Quindi ecco, questa cosa qui. E l'editore ti ha risposto? Allora, vabbè, ovviamente quando è così si parla direttamente con gli uffici stampa e l'ufficio stampa, devo dire, mi ha risposto, io ho scritto in maniera sincera e ha ringraziato per la chiarezza, per l'onestà, poi voglio dire, non so nel dettaglio, però penso che quando viene espresso ovviamente un parere negativo, comunque con delle motivazioni e con ovviamente nel pieno rispetto del lavoro dell'editore e dell'autore, penso che poi c'è ben poco da prendersela a male, ecco. Eh beh, certo. E invece per questo fine settimana quale libro ci consigli? Allora, oggi gioco in casa e suggerisco questo titolo che si chiama Lettere Meridiane, 100 libri per conoscere la Calabria, edito da Rubettino, uno dei principali editori calabresi, ed è scritto da Francesco Bevilacqua. E, insomma, sono appunto 100 libri, quindi una serie di titoli
che aiutano a capire meglio la Calabria e i calabresi. Quindi dentro c'è un po' di tutto, c'è narrativa, ci sono saggi, riflessioni anche molto, molto argute, ed è un percorso appunto guidato di titoli scelti dall'autore, perché forse secondo me proprio in questo periodo è da qui che dobbiamo partire, proprio dalla nostra storia, dalla nostra terra, per conoscerlo questo davvero territorio e magari, ecco, trovare delle risorse utili ad una felice ripartenza.